Buonasera a tutti, questa è Mi Casa e Stu Casa, l'appuntamento del martedì sera di White Radio TV. Saremo insieme dalle 21 fino alle 22 e potete ovviamente seguirci sia sulla pagina Facebook ufficiale di White Radio e sia sul canale YouTube di White Radio. Anzi, ringraziamo YouTube perché la scorsa settimana è stata la nostra scialuppa di salvataggio, perché secondo Zuckerberg, non so se si chiama in questo modo ma mantengo le distanze, ha ritenuto che nelle clip di presentazione di Federico Illesi e delle Dudine, che salutiamo tutti e due, ci fossero dei diritti e quindi ci ha oscurati la puntata. Noi l'abbiamo riproposta il mercoledì con dei tagli musicali, ma YouTube l'ha lasciata intatta così com'è. Questo per dirvi che potete seguirci su YouTube e dalle prossime volte qualsiasi problema ci fosse su Facebook, scappate subito sull'applicazione di YouTube. Quindi a voi la scelta. La puntata di questa sera sarà dedicata all'arte, si affacceranno alla nostra chiacchieratissima finestra due artisti che stanno facendo conoscere la loro arte anche fuori dall'Italia. Il primo è un attore, un cantante, e al momento sta facendo conoscere la sua arte in Germania, a Stoccarda, ma sta per tornare in Toscana, in quel di Pisa, per mettere in scena uno spettacolo teatrale. La seconda invece è una donna, è una cantante e sta facendo conoscere la sua arte in Romania, ma è pronta a far conoscere in Italia i suoi due ultimi inediti. Insomma, questa sarà la puntata di questa sera. Io direi regia Luca Bambi, direttore audio Giulio Gheri, diamo il fischio d'inizio a questa puntata di Mi Casa e Stu Casa e iniziamo proprio con la clip di presentazione del primo ospite. Casa è Stu Casa per Paolo Bianca. Paolo, benvenuto. Grazie mille, salve a tutti. Grazie a tutti. Mi sento un po' a casa perché White Radio, White, Paolo Bianca, Bianca, White. Quindi insomma mi sento. Ed effettivamente è proprio il tuo. Quindi Mi Casa è Stu Casa, White, Bianca. Si gioca proprio in casa stasera. Intanto come stai? Tutto bene. Sto benissimo. Oggi è il mio day off. Quindi non faccio spettacolo oggi, sono tranquillo, mi sto rilassando. Noi facciamo 8 spettacoli a settimana, poi insomma ti spiegherò durante la puntata. Quindi oggi sono veramente sereno, rilassato. Stasera non canto. In pieno relax. Paolo, allora, ingegnere aerospaziale, poi cantante e anche attore. Come si passa da ingegnere aerospaziale a cantante e attore? Allora, io credo di avere un po' il cervello diviso a metà. Una parte è l'ingegnere e una parte è il cantante attore. E diciamo che, io ho iniziato da piccolo, o comunque non proprio piccolissimo, però da quando avevo 14-15 anni ho iniziato a canticchiare, ok? Mi piaceva cantare. E feci un concorso canoro proprio nel mio paese. Io sono di Cascina, in provincia di Pisa. Sì. E feci un concorso canoro lì nel comune, uno di quei festival paesani, e arrivai ultimo. Arrivai ultimo a questo concorso canoro e quindi decisi bene, va bene, allora devo studiare. E da lì è iniziato un po' tutto il mio percorso di studio, dal
dalle lezioni di canto, ho fatto anche un po' di lirica, e poi studio di recitazione, edizione e doppiaggio. Però nel frattempo, visto che un po' in Italia, come tu sai, purtroppo l'arte certe volte non è considerata proprio un lavoro. Eh sì. Quindi è sempre meglio avere un piano B, secondo me, e io sono un appassionato delle leggi di fisica, di come insomma gira il mondo, la Terra e le sue leggi, e quindi mi sono avvicinato all'ingegneria aerospaziale, mi sono laureato all'Università di Pisa. Bene, quindi hai detto che a 14 anni tu... Sicuramente non lo sai chi è, perché in parte ho imparato un po' a conoscerti. Sì. Tu a 14 anni eri il nostro Tananai di quest'anno, sì. Che dall'ultimo posto poi proprio scala il successo. Ora, il tuo è arrivato anche studiando, Paolo, perché hai fatto anche un corso di doppiaggio avanzato con Roberto Chevalier. L'ho pronunciato bene? Sì, Chevalier, sì, che è la voce... Che è uno dei doppiatori di Tom Hanks. Esatto, Tom Hanks e Tom Cruise. Sì, ed è stata veramente una bella esperienza. Io prima ho studiato a Roma e a Firenze come cantante, e poi ero affascinato anche dal doppiaggio, quindi oltre alla recitazione poi ho fatto questi corsi di doppiaggio, e tra cui quello con Roberto Pedicini, Cristian Gianzante e Chevalier, e a Roma. E da Chevalier ho imparato molto. È una disciplina molto dura, perché comunque non è semplice il sync, però è stata veramente una bella esperienza, e poi da lì sono riuscito a lavorare con artisti che mi hanno permesso di entrare un po' nel mondo del doppiaggio. Certo, 2 anni, certo. Perché poi ovviamente le cose sono cambiate, la Germania mi ha chiamato e quindi è iniziato un'altra tipologia di percorso. E infatti però i primi passi tu li hai mossi in TV, Paolo, perché io nella tua scheda, ma poi ho cercato sui vari siti, sì. Quindi ho spulciato, cioè ieri sera non sapevo che fare e sono andato a spulciare tutti i siti possibili. Quindi nel 2002 e nel 2003 tu sei stato cantante nel chorus di Domenica In, quella condotta da Mara Venier. Poi nel 2005 mi diventi inviato di Affari Tuoi con Paolo Bonolis. Esatto. Nel 2006 sei... protagonista dello spot per Sanremo condotto da Panariello, non lo sai, ma anni dopo il tuo posto l'ha preso Anna Tatangelo con lo spot di Coconuda. E nel 2009-2010 sei stato cantante e attore a Domenica In con Pippo Baudo. E io devo ringraziare tanto Pippo Baudo e Mara Venier, grazie a loro ho imparato tanto riguardo alla televisione. Pippo Baudo è stata veramente una persona eccezionale. È stata davvero davvero una bella esperienza. Ovviamente la televisione ha diverse tipologie di regole, situazioni che mi sono piaciute, ma fino a un certo punto. Poi ho preferito il teatro, e quindi sì. Da lì ho iniziato a studiare la recitazione per riuscire a fare spettacoli musicali e di prosa. E poi ovviamente... Ok Paolo, però prima di parlare di teatro, andiamocelo a godere queste tue partecipazioni a Domenica In con un video che abbiamo estrapolato da alcune tue partecipazioni, sia quella Domenica In con Mara Venier che a quella di Pippo Baudo. Domenica In della Mara Venier, io avevo 18 anni! Se trovate nell'esatta sequenza le note estratte in ogni singola fase di gioco durante lo spettacolo di Morandi, potete partecipare e vincere i premi messi in palio. Basta telefonare in trasmissione al numero 0878-2002. Se invece... Fermo me! C'è un orso polare! Ti sposti che mi angosci! C'è un orso polare! Che ma perché... Scusi, sì, ma no! Ma sai! Ma perché la tua? Ho visto lo zoo! Perché no? Ma che arriva lo zio! Che è lo zio? Dove il papà? Dopo si arrabbia. Paolo, adesso non ti preoccupare, sta arrivando il microfono, eccolo qua. Paolo, quanti anni hai tu, Paolo? Quanti anni ha? Un applauso a Pino che ha fatto questo a Serflano. 25 anni, sta qui e fa parte del nostro I ragazzi dell'arcobaleno, è stato scelto da Caruso. Canti, balli, ti diverti. Certo. Benissimo. E stai bene, no? È una bella esperienza, sì. Però studi contemporaneamente. Certo, sto studiando, sono laureato. Ecco, è già laureato in che cosa? Ingegneria aerospaziale di Pisa. Hai capito? Grazie. Hai capito?
Cioè tu praticamente adesso... Il mio lavoro è quello dell'ingegneria, però c'è il lobby del canto e quindi riesco per adesso a fare tutto. E quindi andrai all'estero, avrai sì, occasioni lavorative. Mi hanno già chiamato e a maggio dovrei partire. Ecco, uno come te. Aveva previsto il futuro Pippo Baudo, Paolo? Sì, ma tu devi sapere la vera storia di quella cosa, di quell'intervista così, che in realtà è stata una cosa improvvisa, perché c'era, stava intervistando questo personaggio, perché parlava dell'UNICEF e parlava di persone che viviamo in una realtà, in una società dove magari i ragazzi al giorno d'oggi non sono educati, non rispettano le regole, e noi ci stavamo preparando, quindi noi ragazzi del Chorus, ci stavamo preparando per una scena successiva. Quindi mi ha preso e mi ha detto: ma dov'è quel ragazzo alto? E io ho detto: ma perché Pippo Baudo vuole parlare di me quando sta parlando di persone che non rispettano le regole, non sono educate? E invece è stato molto carino, perché ha dato insomma una buona visione, perché hanno detto: ok, oltre ad avere delle persone così, ci sono anche delle persone preparate. Quindi fu veramente molto Paolo, che rapporto hai mantenuto con il tuo hairstylist di quegli anni? Dai, non mi prendere! Va bene, io sono riccio di mio, sì. Però lì ti gestiscono tutto, gestiscono anche lo stile dei capelli, e quindi dovevano stirare, e allora con la piastra. Allora, Pippo Baudo aveva predetto il tuo futuro, ed effettivamente tu poi dalla televisione, quasi nello stesso anno, quello il 2009, l'anno in cui poi tu inizi ad andare in scena nei teatri. Nel 2009 sei uno dei protagonisti dello spettacolo La Divina Commedia, l'Opera, sì, che nel 2010 ti porta all'Arena di Verona. Guardiamo anche una foto proprio dello spettacolo. Interpretavo il Conte Ugolino. Quella della Divina Commedia è stata un'opera fantastica, che mi ha permesso, ho avuto grandi soddisfazioni con quell'opera. Io interpretavo Caronte, Conte Ugolino e San Tommaso, e devo dire che l'apertura e la chiusura del tour l'abbiamo fatta proprio all'Arena di Verona, è stata un'emozione fantastica, ecco. Cantare all'Arena di Verona è stato veramente bellissimo. E quella foto lì è proprio tratta da una scena di all'Arena di Verona, dove interpreto il Conte Ugolino che piano piano si cosparge tutto di sangue. È una scena un po' cruda, però veramente intensa, molto bella. E poi il 2014, Spectacular Musical, e lo sapevo che sbagliavo su Spectacular, sì. Nel 2015 poi il mio cartone preferito in versione musical, Frozen. Chi interpretavi, Paolo? Io ero il cattivo, il principe Hans. Mi piace fare il cattivo. Essendo baritono, ho un'estensione baritonale, di solito il baritono fa sempre la parte del cattivo. Ok. Io in tutti i musical devo dire che ho sempre interpretato ruoli dell'antagonista, e che secondo me sono anche quelli più affascinanti, sinceramente. Sì, lo posso solo immaginare. Nel 2016 però, Paolo, questo lo chiedo a te, perché ora parliamo appunto 2016-2018, partono i primi due spettacoli che ti vedono protagonista a Stoccarda, ma è nel 2016 che avviene il trasferimento a Stoccarda, o era già avvenuto qualche anno prima, c'era già un anda e rianda? No, in realtà, allora, la mia avventura inizia in Germania proprio nel 2016, però ovviamente prima del 2016 io avevo fatto dei provini, questo perché un amico mi consigliò: guarda, prova a fare audizioni in Germania, perché laggiù, purtroppo o per fortuna, l'artista è considerato un lavoro. Però io, non conoscendo il tedesco, all'inizio ero un po' titubante su questa cosa. Niente, comunque provai lo stesso e feci l'audizione per Il Fantasma dell'Opera, gestita dalla produzione che si chiama Stage Entertainment, che è una delle più grandi produzioni europee, che produce tutti i musical da Fantasma dell'Opera, Aladdin, Il Gobbo di Notre Dame, Il Re Leone, Frozen e così via. E feci questa audizione del Fantasma dell'Opera e arrivai in finale. Quindi ero uno dei tre fantasmi, ipotetici fantasmi. Eravamo un inglese, un italiano e un tedesco, tipo la barzelletta. È una barzelletta? Tipo la barzelletta. Alla fine presero l'inglese,
Però il regista mi disse: guarda, ti chiameremo fra qualche mese per un altro ruolo. E dopo qualche mese mi hanno chiamato per fare un altro, un'altra audizione, che era per Tanz de Vampire di Polanski, ok, tratto dal film di Polanski, che qui in Italia, che in Italia non è conosciuto, il musical, il film sì, ma il musical non è mai arrivato, mentre qua invece in Germania spopola. E da lì ho iniziato, ho fatto l'audizione, mi hanno preso, e dal 2016 ho iniziato il tour di Tanz de Vampire, che è stato un lungo... E noi abbiamo anche, eccola, un'immagine mentre esatto. Sei in scena. E ho interpretato il ruolo di Kukol, che era il servo del vampiro principale della storia. È un ruolo divertente, ma molto duro per la schiena, perché per tutto lo spettacolo, per 3 ore, dovevo camminare curvo e gobbo. E è stata veramente un'esperienza molto, molto dura, ma che mi ha permesso di entrare un po' nell'ambiente tedesco. Ecco, e lì ho fatto questo ruolo per 2 anni e mezzo, girando nei teatri di Berlino, Amburgo, Stoccarda, Colonia e Monaco. Quindi è stato un lunghissimo tour, che però anche quello mi ha dato grandissime soddisfazioni. E devo essere sincero, la Germania mi ha aiutato anche a livello artistico. Ecco. Quindi E infatti la Germania poi a livello artistico ti ha affidato anche un ruolo che noi anche anni 90, ma anche anni 2000, amiamo tantissimo, ed è quello di Jafar nel musical Aladdin. Esatto. Dove... che è in scena dal 2018. Esatto, sì. In realtà il musical Aladdin era già in scena mentre io facevo Tanz de Vampire, però dopo Tanz de Vampire la Disney mi chiamò per sostenere un'audizione e niente, sono stato scelto tra i 110 Jafar presenti, e alla fine sono riuscito, dopo una lunga sessione di audizioni, sono riuscito a ottenere la parte, e adesso sono il Jafar ufficiale della produzione tedesca Aladdin, perché Aladdin della Disney, oltre in Germania, c'è in Spagna, in Messico, in Cina e in Inghilterra. E io sono... Complimenti. Uno dei 5 Jafar. Sono il Complimenti davvero. Oltretutto, io tramite il tuo profilo social ho visto anche la chiusura dello spettacolo di queste sere. Intanto il teatro era completamente strapieno, quindi sold out, complimenti. E poi la cosa che mi ha colpito è stata questa standing ovation proprio a chiusura dello spettacolo, quando tutti voi avete ringraziato il pubblico. Questo a dimostrazione del fatto che dal 2018 siamo nel 2022, lo spettacolo continua ancora ad appassionare tutti i tedeschi o chi passa da Stoccarda. Esatto, esatto. E tu pensa che noi facciamo 8 spettacoli a settimana, come ti dicevo, quindi dal martedì alla domenica, dove sabato e domenica noi facciamo doppia e doppia, quindi doppio spettacolo, e ogni sera abbiamo il teatro pieno, quindi siamo davvero contenti. Cosa che in Italia è un po' più difficile da realizzare, una cosa del genere, 8 spettacoli a settimana. Qui invece in Germania è una cosa normale. Ah, ok. Tu poi con le mani in mano non sai stare, ora citavamo anche una canzone, hai doppiato anche sei stato doppiatore in alcune serie TV, ci sono stati degli spettacoli scritti da te e hai anche ideato un gioco da poter fare a tavola, in spiaggia, a Natale, dedicato alla patata. Sì. Ovviamente, cioè nel senso, quella che tu hai mangiato... Esatto. Se no, qui... Sì, sì, perché non sono stato tanto bene in un periodo, quindi per una settimana sono stato in ospedale, comunque tutto a posto, non era niente di grave, però mi davano da mangiare patate, e da lì ho ideato un gioco che si intitola Patate in Vetta, è un gioco di carte molto molto semplice, ma secondo me molto divertente, e sta prendendo piede, quindi sono molto contento, anche qui in Germania. Meraviglioso, sì. Meraviglioso. Non ci andare più in ospedale, oppure anzi, non ci andare più, ritorna, ma non farti dare più le patate perché bisogna fare un altro gioco. Certo. Quindi chiediamo tutt'altro ingrediente per mettere in scena, per dar vita ad un nuovo gioco. Ma arriviamo al 2022, perché l'11 marzo alle ore 21:15 al Teatro Vittoria Cascine di Buti a Pisa va in scena Questo è il mio nome, Frank Sinatra. Ogni vita di successo ha i suoi lati nascosti. Lo spettacolo rende omaggio alla vita e alla musica di Frank Sinatra, e tu sei autore e interprete del progetto. Paolo, perché proprio Frank Sinatra?
Questo perché io fin da piccolo mio nonno, che non c'è più, mi faceva ascoltare, quando avevo 3 anni, 4 anni, Frank Sinatra. Aveva la grande passione, aveva tutti i dischi di Frank Sinatra e quindi io lo ascoltavo ore e ore e ore. E mi sono appassionato di quest'artista e mi sono appassionato della sua vita. Il timbro vocale o comunque l'estensione è la mia è un'estensione che mi permette di cantare questi brani come artista e quindi ho detto devo provare, lo so, in punta di piedi ovviamente, provare a rendere omaggio a questo grande artista. E così ho iniziato a scrivere questo spettacolo nel 2015 in realtà, quindi prima di partire per la Germania, e sono riuscito a metterlo in scena prima di partire per Tanz de Vampire nel 2016, e adesso infatti sono molto contento di ritornare in una versione più estesa e più completa con anche video proiezioni proprio in Italia e a Cascine di Buti al Teatro Vittoria. Io infatti devo innanzitutto Buti Teatro che mi ha permesso di fare questo spettacolo, la direttrice artistica Perla Trivellini, e con me ci sarà una grandissima artista che è Ornella Cantini, che è una ballerina, anche lei pisana, e insieme cercheremo di rendere omaggio a questo grande artista che è Frank Sinatra, con videoproiezioni, con anche filmati di repertorio e ovviamente con le sue canzoni. E Ornella mi supporterà in questo progetto. Effettivamente, Paolo, oltre alla presenza di Ornella Cantini, che sarà presente nello spettacolo appunto dedicato a Frank Sinatra, c'è un'altra particolarità che farà parte dello spettacolo e sarà proprio come è strutturata la sala dove gli spettatori potranno ammirare lo spettacolo. Ce ne vuoi parlare perché avete riprodotto un teatro di Las Vegas? Esatto, praticamente le persone che verranno a vedere lo spettacolo si ritroveranno dentro al teatro The Sands di Las Vegas, dove Frank Sinatra faceva i suoi spettacoli. Quindi le persone non saranno in un teatro, in un vero e proprio teatro, ma saranno sì in un teatro con il proprio tavolino, con la bajou, quindi sarà una cosa un po' più particolare, ecco. Non si potrà bere, perché io già mi immaginavo col mio cocktail ad ascoltare My Way, New York, New York. Lasceremo spazio all'immaginazione in quel momento del cocktail. Quello, esatto, non è possibile, però sarà una bella emozione, soprattutto con le videoproiezioni che ripercorrono anche tutta la storia e tutta la vita. Ne sono assolutamente convinto. Di 90 minuti di musica e proiezioni dal vivo. Paolo, ogni vita di successo ha i suoi lati nascosti, ma quali erano i lati nascosti di Frank Sinatra? Qualcuno lo possiamo svelare? Diciamo che Frank Sinatra magari noi lo conosciamo come wow, ma come hai detto te, My Way, una voce eccezionale, però ovviamente Frank Sinatra aveva anche i suoi lati negativi e era un tipo che aveva sempre ragione secondo lui, quindi se qualcosa andava storto non era certo per causa sua. Ha avuto una vita intensa a livello anche d'amore, cioè nel senso 4 mogli. Accidenti, Frank, hai capito? È stato con tantissime persone. E poi ci sono state ovviamente, c'è stato il discorso della mafia, è stato rapito il suo figlio, quindi ci sono tanti lati che magari, quindi ci sono tanti lati nascosti che ho pensato mi piacerebbe raccontare, quindi li ho inseriti all'interno del contesto per far capire che bene o male non è tutta rosa e fiori, ecco, quello che si conosce di un artista e soprattutto quello che ha dovuto anche passare. Una cosa che io non sapevo, per esempio, è che il medico durante il parto dovette utilizzare il forcipe e quindi gli lesionò il timpano, quindi lui da un'oretta arriva molto poco. Ecco, ci sono anche queste curiosità che le persone poi conosceranno durante lo spettacolo. E certo, perché durante lo spettacolo si conoscerà ancora di più anche la vita, oltre che la musica, esatto, di Frank Sinatra. Ma, caro Paolo, anche tu sei un uomo di successo. Sì. E quindi questa sera, prima di lasciarci, tu una tua fragilità ce la vuoi svelare?
Allora, io ho una mia fragilità, perché tutti mi dicono, ma tu prendi, parti, vai, fai, non ti fermi mai. E in realtà è ovvio che siamo tutti esseri umani, quindi anch'io la mia fragilità magari è un po' l'ansia dello spettacolo, tutto deve andare nel verso giusto, quindi ho questa mia fragilità, insomma, che cercare deve essere sempre tutto perfetto, tutto invece... È bello anche se c'è qualcosa un po' più sporco, ecco. Però purtroppo è così. Ok, ok Paolo, grazie per averla condivisa con noi. Allora, ricordiamo Paolo, 11 marzo alle 21:15 al Teatro Vittoria a Cascine di Buti, Pisa, va in scena Questo è il mio nome, Frank Sinatra. Ogni vita di successo ha i suoi lati nascosti. Per i biglietti... WhatsApp se volete più 39, ovviamente prefisso italiano per chi ci sta seguendo da fuori Italia, 329 1063 401. Tanto il video sarà visibile anche dopo le 22, sarà visibile domani, dopodomani, potete anche andare avanti e collegarvi solo per scrivervi e annotarvi il numero di telefono di WhatsApp per prenotare il vostro posto, oppure tramite mail info@butiteatro.it, oppure più semplice, come si faceva ai vecchi tempi, chiamare il Teatro Vittoria la mattina e vi risponderà la segreteria alla quale potrete prenotare il vostro posto. Esatto. Oppure per l'11 marzo. Visitare anche il mio sito, che è www.paolobianca.it. E da Paolo, www.paolobianca.it. Paolo, c'è bisogno della prenotazione o qualcuno ha la possibilità di presentarsi anche in quel momento? C'è bisogno della prenotazione. C'è bisogno okay. della prenotazione, quindi le persone possono chiamare, prenotare il loro biglietto e possono andarli a prendere qualche giorno prima al teatro oppure direttamente la sera. Questo è stato fatto ovviamente per il periodo in cui stiamo vivendo, ecco, per fare in maniera tale certo. che le persone... non siano insieme e quindi cercare di rispettare le distanze, ecco. Io ti aspetto. Io ti ringrazio Paolo. Ci sarai tu l'11? Ci vediamo tutti l'11, eh. Oltretutto l'11 è anche il mio compleanno, quindi perfetto. Grazie Paolo per essere stato con noi a Mi Casa e Stu Casa. Ti Grazie. Aspettiamo poi anche qui da noi per parlare degli altri spettacoli e di tutto ciò che sarà questo 2022. Grazie ancora, grazie per l'invito e grazie ancora per questa intervista. Grazie. Grazie. Ciao Paolo, grazie, ciao, grazie casa. Mille. Ciao. 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 E noi ora proseguiamo perché sta per affacciarsi alla nostra finestra un'altra artista, una donna bellissima, meravigliosa. L'abbiamo conosciuta durante Casa Sanremo quando con la squadra di White Radio siamo stati lì come inviati al festival, durante il festival di Sanremo, e lei l'abbiamo conosciuta mentre cantava e faceva conoscere i suoi due ultimi singoli all'interno di Casa Sanremo. Sto parlando di lei, clip e poi surprise. Mi casa e stu casa per Alice Olivari. Benvenuta Alice. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Mi fa tanto piacere che tu sia qui. Ma davvero, ma io sono contentissima, è stato davvero bello conoscerti e conoscere White Radio a Sanremo. Grazie, grazie, è stato davvero un onore. Noi stasera andremo a parlare di molto perché tu inizi da piccolina già ad appassionarti alla musica, nella tua carriera ci sono stati anche due talent, uno in Italia e uno in Romania,
Ma partiamo proprio dall'inizio. Intanto, quando, Alice, ti sei appassionata alla musica e soprattutto quali sono state le tue icone che ti hanno avvicinato alla musica, le tue icone musicali? Ma allora, le mie icone musicali, diciamo che negli anni sono state diverse, sono cambiata molto anch'io come artista. E, inizialmente, alle origini, c'era sicuramente Giorgia in Italia, Céline Dion, quando ero piccolina, cantavo da sola rigorosamente in cameretta perché nessuno doveva sentirmi, tutto il disco Let's Talk About Love, sempre di Céline Dion, e poi adesso, se vogliamo dire un nome assolutamente indiscusso, Lady Gaga, e Dua Lipa, mi ispiro molto all'estero. Ok, ma come mai in camera ti chiudevi, ti vergognavi inizialmente a far sentire la tua voce? Da morire, assolutamente, era proprio un tabù per me, mi vergognavo tantissimo, ero un carattere molto timido, avevo paura della mia ombra e ero davvero sempre un po' a disagio, mi ricordo ancora i tempi della scuola, me ne rimanevo chiusa in classe durante la, durante la ricreazione, invece poi mi hanno spinta in realtà a prendere la prima lezione di canto e da lì si è sbloccato. A quanti anni? Qualcosa. A 18. A 18, ma quindi la tua prima lezione di canto, perlomeno il tuo avvicinarti al canto, coincide con l'abbandonare il tuo paese, che è appunto Polpenazze del Garda, correggimi, per poi trasferirti a Milano? È lì che avviene oppure questo succede dopo? No, è successo dopo, perché in realtà io sono sempre stata di Manerba, che è un paese attaccato col Penazze, dove ora vivo da solo un anno. Questo è il mio piccolo regno magico, l'unicorno. Molto pink, sì. Sì, per forza. E da lì, no, avevo 18 anni e studiavo ancora al liceo delle scienze sociali, che ho fatto con molta fatica, perché forse dovevo ancora davvero trovare la mia strada. Da lì, appena ho concluso gli studi al liceo, che ho preso il diploma, ho detto no, assolutamente, l'università non se ne parla nemmeno. E ho fatto un annetto dove iniziavo già a cantare nei locali, mi arrangiavo un po' così, e poi ho detto ok, adesso bisogna specializzarsi davvero, e mi sono trasferita a Milano a studiare musica. E grazie a questi studi poi tu sei stata una delle coriste di Baby K, e hai aperto anche un concerto di NEC. Sì, diciamo che poi c'è stato un susseguirsi di belle cose che sono capitate, anche perché un po' proprio per carattere mio poi mi piace intrufolarmi, parlare con gente, come sono venuta da voi a dirvi ciao, mi fate un'intervista. E quindi da cosa nasce sempre cosa, e vero, se si resta su un mood positivo poi le cose belle capitano. E il 2019 ti vede protagonista di un talent su Rai 2, tornava su Rai 2 condotto da Simona Ventura, stiamo parlando di The Voice of Italy, e tu finisci nel team Pequeño, Gay Pequeño. Intanto, come mai la scelta di partecipare ad un talent, e com'è stata? Che cosa si prova a partecipare ad un talent, Alice? Lorenzo, scusami, posso fermarti un attimo? Certo, che è successo? Perché mi sa che ho problemi di connessione, vedo e sento molto male. Mi senti? Allora facciamo, cioè non so se si può interrompere, ma vorrei provare a collegarmi con un'altra rete, se possibile. No, nel senso, scusa, provo io a parlare un po' e ti do il tempo di scollegarti e collegarti, mi piace questa cosa qui. E quindi che facciamo? Io ringrazio Luca Bambi, che è dalla prima puntata di Mi Casa e Stu Casa qui a White Radio, che sta seguendo la regia e che insieme a Giulio Gheri, che è il direttore audio, rispettano le mie follie e le mie pazzie. E anch'io, come Paolo Bianca, sono un precisino, però oggi ho letto l'oroscopo e dice che il sole è entrato nei pesci. E regia, che cos'altro mi mandate dei e poi che altro possiamo dire? Che questo è l'anno dei pesci. Che è successo? Facciamo gli stacchi di gossip ora? Diamo uno stacco veloce. C'è Alice? Tanto a me piace anche così, come il bello della diretta, sì? Eccoci! Scusa, sono adesso ti vedo decentemente.
Anche perché, cioè, nel senso, cioè... Sei bellissimo, posso dirlo che sei bellissimo? Ma grazie, grazie. Anche tu, Alice, non lo dico per... Grazie. Grazie davvero. Allora, eravamo arrivati al The Voice of Italy, dove tu sei finita nella squadra di Ghe Pequeno. Che come mai hai deciso di partecipare ad un talent e soprattutto che sensazioni si provano a partecipare ad un talent show? Ma allora, è stata la mia primissima volta in televisione ed è stata un'emozione veramente pazzesca. Che cosa si prova è davvero indescrivibile, perché finché canti come facevo io, nei locali, nelle piazze, più o meno grandi che siano, ma la TV è un'altra cosa. Tra l'altro molto, molto contenta di essere finita nel team di Gue, anche se, come ho dichiarato più volte, io puntavo assolutamente a Morgan, che però aveva il team già pieno. Sì, ma perché Morgan per me è un genio. Spesso incompreso anche a volte, però... Incompreso a volte, sì. Compreso. A volte ti lascia comprendere poco anche lui, però è il suo bello, la sua peculiarità. Esatto, è vero, è vero. E quindi è davvero stata, come la definisco sempre, una montagna russa pazzesca. Però il The Voice of Italy ha permesso poi a te, Alice, di farti conoscere dal pubblico che seguiva il talent, tant'è che nell'arco di pochi giorni il tuo YouTube ha raggiunto milioni di visualizzazioni, e questo è stato molto d'effetto, perché intanto penso si sia percepito che tu sia arrivata a casa, sia piaciuto, è piaciuto il tuo modo di cantare, poi se non ricordo male tu hai partecipato e sei stata scelta da Gue hai scelto tu Gue, ma lui si è girato insieme ad Elettra Lamborghini sul brano di Rolls Royce di Achille Lauro. Esatto, sì, scegliere quel brano è stato un azzardo, devo dire la verità, perché era un brano che aveva fatto molto scalpore pochi mesi prima al Festival. Achille Lauro era comunque molto sulla cresta dell'onda, ma anche molto criticato, ma io l'ho amato fin da subito, ma devo dire la verità, l'ho compreso al 100% studiando proprio la sua canzone, e da lì ho detto ok, cambiamo qualcosa, perché sai, quando fai sempre le stesse cose è difficile che ottieni qualcosa di diverso, invece ho detto dai, ho questa occasione, o la va la spacca, e infatti ha spaccato, perché davvero io mi sono svegliata la mattina, a parte i follower che non sono arrivati in quei 6 minuti di comparsa televisiva, che ho detto, oh madonna, ok, e poi il giorno dopo appunto loro pubblicano sempre sul loro canale YouTube le varie performance, e la mia nel giro di neanche 24 ore aveva superato 1 milione di visualizzazioni, ero finita in tendenza su YouTube, c'è stato un riscontro davvero pazzesco che onestamente non mi aspettavo proprio, perché punto sempre molto in alto, dico la verità, però poi quando arrivano quelle cose dici cavolo, ma è successo davvero? È stato davvero bello, bello, anche solo andare al mercato del mio paesino la mattina, che tutti mi fermavano, oh, ma com'è andata, com'è stato, racconta, non riuscivo a fare un passo, è come quando vai al mercato con un cucciolo, hai presente? Sì. E quindi è stato davvero figo. E ora ancora più orgogliosa perché hai cantato la canzone di colui che rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest 2022. Sì, ho sentito la notizia e sono davvero contentissima. Io Achille Lauro lo stimo davvero tanto, perché è uno che ha il coraggio di fare cose fuori dal comune. Tante volte ti trovi, ma lo vedo anche io stessa da cantante, dici ok, vorrei fare questa cosa, però sai, le tendenze vanno da un'altra parte, ma in realtà bisogna avere sempre il coraggio di fare quello che si vuole fare, che alla fine ripaga sempre. Vero, vero. Alice, però tu non ti fermi con The Voice of Italy come talent, ma nel 2021 partecipi a X Factor Romania. Come succede? Come si finisce a X Factor Romania? Come è successo? In realtà è una serie di coincidenze, perché sono stata contattata tramite una serie di appunto persone, una vocal coach che conosco, e cercavano persone dall'Italia, perché là la musica italiana è molto, piace molto, no? E ho detto vabbè, sai che c'è, perché no? Anche perché qua in Italia era tutto molto fermo ancora. In realtà si doveva partire a maggio, se non ricordo male, poi questione Covid, saltati i voli, non si riusciva, ma alla fine ce l'abbiamo fatta ad andare, e abbiamo registrato d'estate,
E poi è andato in onda appunto la prima performance delle audition a ottobre, mi sembra, se non mi sbaglio, e anche quello è stato un bel trampolino. Molto diversa la televisione. Infatti, com'è Alice? Proprio questo ero curioso di sapere, come funziona, anche come si rapportano i giudici, anche il pubblico che segue quei programmi. Allora, io ho notato innanzitutto una grande vicinanza anche dei giudici che magari, ok, in Italia non li conosciamo molto bene, però a livello territoriale sono davvero molto molto famosi, no? Lì, diciamo che in Italia siamo un po' più snob, posso permettermi di dirlo, perché là i giudici capitava di trovarti fuori, fumarti una sigaretta con loro, ci facevi due chiacchiere. Durante le prove loro erano presenti, quindi ti davano anche un banale consiglio, c'è stata molta vicinanza, mentre qua in Italia era tutto assolutamente irraggiungibile in qualche modo, avevi rapporto con i giudici solo ed esclusivamente quando registravi praticamente davanti alle telecamere. C'è ancora un rapporto con la Romania oppure per ora è in stand-by? Ma per ora è abbastanza in stand-by, anche perché nonostante sia stata un'esperienza davvero molto bella, io sono concentrata sull'Italia perché scrivo in italiano, poi là, per volere del format, diciamo, non ho potuto portare la mia musica e ho cantato delle cover. Quando adesso sono davvero molto, molto concentrata a portare le mie canzoni, il più in alto possibile, che sono qui che fremo, che sto capendo la data d'uscita e tutti i dettagli. Quindi resto sull'Italia in questo momento. E facciamo vedere alcune immagini di copertine dei tuoi brani 2019, ora tocca a me. Pensate, 26.000 visualizzazioni sul profilo di Alice di YouTube. Nel 2020, Tornare indietro, altro brano di Alice con Quara, più di 40.000 visualizzazioni, sempre sul suo profilo YouTube che daremo tra pochissimo, mentre il 2022 l'ha vista protagonista a Casa Sanremo, dove ha presentato in anteprima due brani, Fake e Mappe. Alice, che ci vuoi dire intanto di Fake e Mappe? Wow, quando dici questi numeri sono grandi soddisfazioni per me, davvero. Allora, Fake e Mappe sono assolutamente inediti ancora e appunto presentati in anteprima a Sanremo perché mi sembrava un ottimo modo per farli uscire dalla cameretta. E così è stato perché cantarli per la prima volta è stato molto emozionante, brani completamente miei, scritti da me. È stato bello, è stato davvero bello e sono il primo che uscirà, spoilerone perché non l'ho ancora detto sui miei social né da nessuna parte, sarà Fake, di cui è già stato anche girato il videoclip a novembre. Chi mi segue da tempo, o perlomeno prima di novembre, su Instagram ha visto che c'era un dinosauro pure, più alto di me. Quindi quando facciamo le cose, mi è partito un pallino, avevo delle idee ben precise quando l'ho scritta e ho trovato tra l'altro un team creativo che mi ha affiancata, fantastico, davvero non ho altre parole per descrivere perché mi sono trovata benissimo durante le riprese e ho realizzato un altro sogno che avevo. E ho fatto esattamente quello che mi piaceva fare, quindi spero che potrà piacere. A breve svelerò la data d'uscita, sia Non appena la svelerai, ovviamente nella mia trasmissione verrà mandato in onda, poi tanto noi continueremo a sentirci. Allora, tu prima di terminare proprio la nostra intervista, io ho seguito un po' le tue storie, sei impegnata anche nel sociale, Alice. Sì, mi piace molto. Vuoi dirci qualcosa di più del tuo impegno, delle battaglie? Certo, allora, sono sempre stata molto attaccata ai temi sociali perché ho questo senso della giustizia, diciamo, molto grande in me. E quando vedo qualcosa che non mi piace, non riesco a far finta di niente. Quindi, è partito tutto dai diritti degli animali. In generale, le ingiustizie non mi piacciono e quindi combatto molto per quello che penso sia sbagliato. Quindi, sono diventata prima vegetariana, poi vegana e ho iniziato a entrare proprio dentro un giro di
attivismo proprio attivo nel vero senso della parola. Settimana scorsa ero incatenata ai cancelli di una multinazionale che pratica vivisezione e sperimentazione animale, cosa a cui sono molto contraria. E infatti invito tutti ad informarsi a riguardo per capire che effettivamente ci sono le alternative. Quando ci sono delle alternative non cruente, è chiaramente molto logico scegliere quelle, no? Quindi make-up non testati sugli animali, prodotti per la casa, l'igiene personale, tutto, no? E quello, poi sicuramente vado sempre molto spesso quando c'è l'occasione fuori dai macelli a cercare insomma di fare sensibilizzazione attraverso i miei social, perché si può chiaramente, ho le ciccette anch'io, nonostante non mangi carne, derivati animali da 10 anni praticamente, e quindi ecco, questa è una battaglia che mi sta molto a cuore. Quando c'è da cantare per beneficenza, io sono sempre in prima linea. Ok, ci tenevo appunto al fatto che tu potessi dirla, perché l'ho percepito dalle tue storie, dai tuoi social che seguo, che avevi a cuore. Ricordiamo allora a tutti, anzi andiamo a dire a tutti i nostri spettatori, i tuoi profili social e il tuo profilo YouTube, il tuo canale YouTube per poterti seguire e al quale potersi iscrivere. Certo, allora su Instagram, dove sono molto attiva, è @ Alice Olivari Music, poi c'è il canale YouTube dove puoi scrivere Alice Olivari e ti esce, e ti puoi iscrivere, e poi insomma su tutti i portali digitali, che sia Spotify, iTunes, Apple Music, sempre digitando Alice Olivari, escono le, per ora, quelle che hai detto prima, Tornare Indietro e Ora Tocca a Me, che sono quelle pubblicate, e presto ci saranno novità. Ci rivediamo a Sanremo l'anno prossimo, Alice? Sì, assolutamente. Allora, facciamo che però, vista l'esperienza di quest'anno, dormirò una settimana intera prima di andare. Perché così forse riuscirò a tenere botta, perché ho perso 30 anni di vita, nonostante ne abbia 28, perché l'avrai provato anche tu, non si dorme mai a Sanremo, non si mangia mai. Proprio i bisogni primari di un essere umano li sono negati assolutamente, però sì, anche noi avremmo fatto una full immersion, proprio un rave sanremese. Sì, ma è così, è stato bellissimo, però, perché comunque c'è talmente tanta adrenalina da fare. La settimana vola e quando torni a casa dici: ma come? Ma è già finito? Cioè, vorresti rimanere là di più? Davvero, davvero. E allora io ti ringrazio, Alice, tanto noi continueremo a sentirci per l'uscita del brano Fake, da mandare, da ovviamente trasmettere a White Radio. Io ti ringrazio davvero e a prestissimo, grazie per essere stata con noi. Grazie, grazie mille, bacioni, ciao White Radio. Alice. Ciao. E noi proseguiamo con gli stacchi di gossip, ritornano ogni tanto, jingle. Amore, 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 andiamo via. Sarà questo forse quello che si sono detti, mano nella mano, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, che finalmente hanno dichiarato tramite delle foto la loro storia d'amore nata sul set del film L'ombra del giorno, film che a breve sarà disponibile nelle sale e che ha visto appunto la nascita di questa love story. Scamarcio, che per anni è stato accanto a Valeria Golino, volta completamente pagina, sempre accanto ad un'attrice, ad una collega di set. E per un amore scoppiato ci sono certi amori che non finiscono, fanno dei giri immensi, anche dei figli, e poi ritornano, ed è il caso di dirlo, è quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono almeno 4-5 volte che io ripeto lo stesso testo di canzone riferendomi a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lei lascia intendere che c'è stato un riavvicinamento, un ritorno di fiamma, dichiarando che Stefano ha anche le chiavi di casa. Stefano De Martino invece preferisce mettere a tacere il gossip, però nelle interviste delle Iene di Verissimo Belen Rodriguez non lascia spazio all'immaginazione. Tra lei e Stefano De Martino si sta ricucendo il rapporto, e con Antonino Spinalvese invece è terminata definitivamente, ma in maniera pacifica, come solo la Rodriguez sa concludere le sue storie.
ed è nato il piccolo Gabriele, è nato dall'amore che è sbocciato all'interno della casa del grande fratello VIP, quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Chavarro. Tanti auguri alla coppia di influencer che ha dato al mondo, ha messo al mondo il piccolo Gabriele. Per un Gabriele nato ce n'è un altro in arrivo, non sappiamo se è Gabriele, Gabriella o che nome potrà avere, ma all'interno della scuola di Amici due ballerini diventeranno presto genitori, stiamo parlando di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, che hanno dichiarato di essere in attesa di un bimbo o di una bimba e che presto diventeranno genitori. Da parte nostra tanti tanti auguri anche alla coppia Pauselli-Sacchetta. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Mi Casa e Stu Casa, non c'è qualcuno con cui fare cin cin, lo farò da solo per rispettare le tradizioni, perché non si sa mai quello che può succedere se non rispettiamo il cin cin. Grazie Giulio. Ed eccolo qui il nostro bicchiere, io faccio il brindisi con tutti voi che ci seguite con grande affetto. Vi ricordo che sul canale di YouTube sono presenti tutte le puntate di Mi Casa e Stu Casa, ma anche delle novità che fanno riferimento a White Radio TV. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sempre con tanta passione. Io vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22, su White Radio Facebook, su White Radio YouTube. Ciao a tutti, cin cin.